Nella partita per conquistare il sì del Congresso per la missione militare in Siria, il presidente americano sembra sempre più solo. Stando ad un sondaggio Ipsos Reuters della scorsa settimana, il 56% degli americani sono contrari all'attacco, solo il 19% lo sostiene. E in pochi credono che con il discorso alla nazione di martedì la situazione possa cambiare a favore di Obama, che qualche giorno fa diceva: parliamo di un intervento lampo, non sarà un altro Afghanistan, non ci saranno soldati americani a terra. Qualsiasi azione intraprendiamo sarà limitata nel tempo e nell'obiettivo, con il solo scopo di impedire al governo siriano l'uso di armi chimiche una seconda volta. Il presidente ha difficoltà a convincere gli stessi senatori democratici e non solo i repubblicani, come Michael McCaul, senatore del Texas. Una volta che siamo in guerra. E se spariamo diventa una guerra attiva. Le piccole guerre diventano grandi guerre, dobbiamo ricordarcelo. Dobbiamo stare attenti. Un'altra cosa di cui ancora non abbiamo parlato è chi stiamo sostenendo con questa guerra. I ribelli, la loro causa. Sappiamo che ci sono state infiltrazioni da parte di elementi di Al-Qaeda. By many Al-Qaeda factions. Secondo il Washington Post, solo un quarto dei senatori voterà a favore dell'intervento, 17 sono contrari e il resto è ancora indeciso. Nella Camera dei rappresentanti i numeri sono molto più sfavorevoli ad Obama, come si evince dal grafico. Nell'agosto del 2012 Obama dichiarava che le armi chimiche costituivano la linea rossa da non oltrepassare, pena l'intervento militare USA in Siria. Oggi Obama è ostaggio di queste sue parole. Il presidente si trova contro un muro che è la linea rossa che lui stesso aveva tracciato. Contro questo muro però è solo, non c'è nessuno che lo sostiene. He doesn't have much support on enforcing this red line. Secondo molti, l'operazione persuasione del presidente fa acqua da tutte le parti. Il comandante in capo fa un passo avanti e due indietro. Si dice pronto all'attacco, ma non vorrebbe tirare un colpo.